E bella a tutti ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti, ben ritrovati in questo nuovo video qui sul mio canale YouTube. Siamo tornati con un video dedicato a Captain Tsubasa Dream Team. Ragazzi, oggi vi porto quello che è l'update, diciamo, del venerdì, siamo a sabato, però diciamo ci tenevo anche a farvi un po' una panoramica di tutte le novità e soprattutto, più che le novità, quello che avremo in arrivo nei prossimi giorni. Iniziamo dalla fotografia attuale, visto appunto che era un po' che non portavo un video di questo tipo. Al momento, come banner, abbiamo questo banner di primavera, che è tutto molto bello, dove abbiamo il buon Matsuyama, Rei, quindi giocatori Next Dream, Victorino e Modric. Abbiamo poi il banner selezione Mini Dream Collection con Wakashimazu. Il banner di cui vi ho già parlato, questo ragazzi, ah, occhio perché è tanta roba, anche se purtroppo non c'è più il banner di Napoleon, ma insomma c'è questo Pierre che è una carta senza senso. E poi abbiamo il banner estrazione Next Dream vera e propria con appunto i giocatori Larsson e Nakamura, quindi giapponese e svedese. Questa è la fotografia attuale, che però occhio perché è chiaramente in arrivo il Dream Collection nuovo, classico. E ovviamente una volta ufficializzato che praticamente al Dream Collection escono esclusivamente le carte difensive e al Dream Festival esclusivamente le carte offensive, chi ci pone Mamma Club? Ovviamente ragazzi, un nuovo difensore e in questo caso è il buon Makoto Soda, quindi un giocatore giapponese dell'Under 16. Soda che diventa un giocatore fondamentale per chi gioca con una build giapponese. Perché? Perché poi vediamo il dettaglio, ma perché ragazzi, questo giocatore dà 3% di extra bond, come siamo ormai abituati a chiamare queste abilità qua, a tutti i giocatori asiatici, quindi ovviamente anche i giocatori giapponesi. È una, diciamo, un'abilità abbastanza rotta, perché comunque il 3% su un giocatore nuovo, quindi anche estremamente forte in meta, è ottimo. Basta pensare che il buon Roberto sì, dà un 4%, però è un birillo ormai da anni, quindi è chiaro che avere un giocatore come Soda, quindi un difensore che si prospetta essere top meta, capite bene che insomma è un bel boost, ecco, su una carta top. Per quanto riguarda il giocatore in sé, è inserito in un banner insieme a Turam, quindi un'altra carta top meta, Mizugi, quindi altro giocatore Under 16 che però ormai da un po' è un pochino uscito dalla top, e poi Morisaki che è messo lì secondo me solo esclusivamente come fodder riempitivo, ma va bene. Il banner è questo, la formula del banner ragazzi è la classica degli attuali banner Dream, quindi abbiamo 30-40, 50 Dream Ball e poi il quarto da 50 Dream Ball con l'SSR garantito, chiaramente a ripetizione. Per quanto riguarda il giocatore, vediamolo, quindi facciamo già anche una sorta di player vero e proprio, perché il banner, ragazzi, come vi dicevo, arriverà lunedì, quindi tra 2 giorni. Soda tipo tecnico, quindi tipo verde, dotato della SS al 28% e le statistiche le vedete in basso, 40-60 praticamente di difesa e forza fisica 50. Si capisce dalle statistiche, basta confrontarlo con Turam, che comunque è un giocatore un po' di tempo fa, ma rimane top meta, quindi basta confrontarlo con lui per capire che è una carta assolutamente forte. Come statistiche sono altissime. È chiaro che questo giocatore deve essere coadiuvato da un boost. Qui ci viene incontro l'abilità passiva, che è particolare perché mette insieme maestro dell'area di rigore e maestro dell'area laterale. Soda è sempre stato storicamente un terzino, quindi maestro dell'area laterale ci sta alla perfezione, però occhio, perché col maestro dell'area di rigore potrebbe giocare anche al centro e a maggior ragione come conferma di questo, vedete bene, è dotato di autoblocco più autointercetto all'80%, quindi è una carta che può giocare tranquillamente a difensore centrale. È chiaro che magari uno centrale si va a mettere il giocatore più forte appunto sull'intercetto o sul blocco, e in generale terzini, quelli che magari riescono anche a impostare. Lui secondo me può fare sia il centrale che anche magari il braccetto di destra o di sinistra in una difesa a 3. Oltre a questo 10% e all'autointercetto blocco c'è un recupero all'80% che lo rende ancora più rotto da giocare, indipendentemente dalla posizione specifica, quindi io credo che almeno un giro lo farò per lui, principalmente per il 3% giapponesi, però diciamo in generale. E poi occhio perché ha un'altra abilità, rivalità a tutta potenza, quindi in caso di contrasto con un avversario che possiede un'abilità latente che conferisce colpo vigoroso, forza totale o a tutta potenza, parametri più 10%. Tanta roba. Ovviamente, ragazzi, anche se conferisce questa abilità qui a
un compagno di squadra. Quindi se trovate un avversario che dà colpo vigoroso o dà forza totale, allora a tutta potenza si attiva e lui si becca il 10%. Lui ovviamente sì. Quindi capite bene che con un 20%, questo qui ha statistiche che sono più alte di Turam, perché Turam, se non erro, aveva anche lui il 20%, esatto, con la passiva attiva aveva il 20%, questo solo è più forte in tutto, a livello difensivo, a livello offensivo è appena sotto, ma chi se ne frega, ragazzi, questo solo è indubbiamente uno dei difensori più forti del gioco. Ora, pullare o non pullare, ragazzi, è evidente che questo qui, avendo quel 3%, sposta molto in ottica full jump, però siamo a metà aprile, insomma le dream ball magari, ecco, io le avrei per arrivare al PT, ma è chiaro che non farei mai un PT adesso, quindi farò il mio giro, vediamo come va, le mie 200-300 dream ball e speriamo di sculare. Se poi non dovesse essere così, ragazzi, pazienza, si va avanti. Ora, l'altro tema che volevo toccare, che guarda, così è brutto, che volevo toccare nel video di oggi. Abbiamo avuto tante notifiche, ragazzi, in questi giorni. Tra cui quella su cui, diciamo, mi vorrei soffermare io è questa: acquisto di giocatori. Ma scusate, Mamma Club ci ha chiesto un parere, proprio specificandolo, migliorare la qualità del servizio basandoci sui vostri preziosi pareri. Quindi, insomma, pareri su chi andare a reworkare, ecco. Perché? Perché diciamo che o hanno finito le idee o comunque è chiaro che vogliono avere la nostra idea. E ovviamente, ragazzi, uno per ruolo, io non l'ho ancora fatto, possiamo andare a chiedere un potenziamento, un rework di una carta esistente. E non solo, si possono andare anche a indicare delle skill da potenziare, vedete qua, e poi dare feed. Allora, io ora non voglio fare le campagne, visto sono partite campagne pubblicitarie, vota questo, c'è chi dice votate Genzo, il portiere Genzo di FBlu, quindi Genzo God. Ragazzi, fate quello che volete. Però, l'unico PG che mi sento di consigliarvi, perché è la carta secondo me più utilizzata in assoluto e nonostante sia uscita, credo, 5 anni fa, è ancora la carta singola che dà il boost più sgravato in assoluto, ragazzi, nostro padre Roberto Ongo nella sua storica prima versione latente. Lui, mi posso sbilanciare e consigliarvi di indicarlo, anche perché io sono straconvinto che lui vincerà questo, diciamo, questo sondaggio, ma ecco, è l'unico per cui può avere davvero senso, perché ad oggi rimane una carta che lega due build, che sono le due build più belle, più amate per chi segue il manga. Gli europei sono fortissimi e sono fighi, ah, ci mancherebbe altro, ragazzi, però il manga è giapponese e la squadra rivale principale è sempre stata il Brasile, quindi è chiaro che unire Giappone e Sud America è bello per fare i team, e a maggior ragione, ragazzi, Roberto è nostro padre, quindi ecco, l'unico consiglio che mi sento di darvi è quello, votate Roberto. E basta, ragazzi, non voglio portarvi via altro tempo, i temi erano questi, quindi situazionatore del banner, nuovo banner, Dream Collection, con review di Soda e questo consiglio su Roberto. Il video finisce qua, ragazzi, spero vi sia stato utile. Come sempre, aspetto il vostro feedback nei commenti e con tanti like, mi raccomando. E noi ci vediamo prossimamente con nuovi contenuti. Sempre così. Bella a tutti e ciao, grazie.